A Roma Web Fest siamo con Lidia Vitale, Michele Bevilacqua e Maria Tona. Siete in concorso con cosa? Siamo finaliste con una mia regia che si chiama Le Gonfiate, che è una storia di due donne amiche, molto amiche, che una si fa gonfiare dal marito chirurgo plastico e l'altra si fa gonfiare dagli uomini. Diciamo una visione ironica su quanto le donne partecipano nell'abuso. Quanto gli uomini possano gonfiare in vario modo purtroppo le donne, Michele? Le donne si gonfiano da sole, ma a volte quando non lo fanno loro ci pensiamo noi. E invece il ruolo della bellissima bionda? Io sono la gonfiata di medicina estetica e chirurgia plastica e dà degli ottimi consigli alla sua amica. Perché non prendi una finanziaria? Cosa vi sembra lavorare per il web? Ma guarda, quello che io ti dico sempre, noi ci siamo già incontrate, la settima arte deve entrare nei nuovi media, questa è la mia profonda convinzione, non importa la durata purché sia fatta bene. Ci siamo già incontrate perché la signora ha fatto, capito, la regina di Roma per Sorrentino. Invece voi con il web che rapporto avete? Ah, io ottimo, perché faccio il videomaker da una vita e quindi lo conosco per altri mezzi, con, diciamo, da dietro la macchina da presa, e ho una mia serie che si chiama Palpette, che sta cavalcando i vari festival di web serie in giro per il mondo, e quindi conosco bene il web e lo cavalco anch'io, quindi insomma. Quindi ce la vediamo. Invece io anche ho fatto diversi progetti per il web, ma mai arrivata in finale in un concorso, per cui sono felicissima, ringrazio Lidia. Non si capisce niente del web, Maria esatto. Tona, per fargli mandare una mail ci vuole l'anima. Ma che devo fare? Allora, visto che noi siamo web, anche se la videocamera, ecco, centriamo tutti, un saluto a Spettacolo Mania, ce lo fate? Due, tre, ciao Spettacolo Mania!